Ciao, oggi il 21 aprile 2021, 21-21, 3, 3 che per la numerologia, secondo Alberto Ferrarini, corrisponde alla giustizia. Un numero di giustizia è il 3. Allora, che giustizia sia? Per ognuno di voi, per ognuno in questo mondo, allora, se porti il numero 3, il numero 21, il numero 12, se abiti, scusa, in un numero 3, se ti piace il numero 3, se hai appena acquistato tre lasagne. Allora, rifletti sulla giustizia. Questa mattina io avevo un po' di ore libere, sono andato a fare un allenamento, sono partito da Mendrisio, qua in Svizzera, e sono andato fino sopra a Milano. Sono 13 km, un poco più di un'ora e mezza, con un po' di dislivello, tantissima bellissima natura. Mi sento ora molto bene, mi sentivo prima molto bene, e per sentirmi così ho fatto tante piccole cose. Mi sono alzato e soprattutto non ho pensato e soprattutto ho lasciato tutto ciò che potrebbe essere negativo e che comunque nella vita di ognuno si presenta ogni tanto. L'ho lasciato da parte, so già cosa fare, quando fare, come farlo, come risolverlo. Infatti non c'è niente da risolvere, ci sono delle azioni da fare, sono le azioni che contano alla fine dei conti. Un'azione è la dimostrazione unica, l'unica che esiste. Bisogna agire. Azione. Ogni azione porta un'altra azione che chiamiamo di solito reazione. Benissimo. Allora ti invito ad agire adesso, a iniziare adesso qualsiasi tuo progetto, non lasciarlo qui da qualche parte nel tuo cervello, ma scrivilo su un pezzo di carta. Fallo, fallo prima che non potrai più farlo, perché domani è sempre troppo tardi. Ecco, questo è il mio saluto odierno a tutti voi. L'augurio di un bellissimo pomeriggio, di fare ciò che amate e di farlo sempre di più. Fare ciò che amate e farlo sempre di più, avanti così, fino alla vittoria finale, dice qualcuno che ho citato all'inizio del video. Ahug, un abbraccio, un caro saluto, metti like se ti è piaciuto il video, condividilo con i tuoi amici se hai voglia, iscriviti al canale se lo desideri e stai bene, che è la cosa che conta più di tutto. Stai bene, fai ciò che ti fa star bene. Ok? E dai forza a quello che ti piace. Quello che ti piace di meno, non parlarne tanto, non pensarci tanto. Fai quello che devi fare di sicuro, però parlarne a tutti e pensarlo ogni giorno non è una buona cosa. Ok?
non è una buona idea, ok? Allora, ciao, buon pomeriggio anche a te.